aprire i porti, per aprire le menti, per aprire le teste, per superare la paura e per affrontare i problemi veri, che non sono le persone che arrivano, ma sono i diritti delle persone anche nel nostro paese sul lavoro, che è un nuovo modello di sviluppo, che è una nuova idea di integrazione. Noi non dobbiamo aver paura delle persone che girano, noi dobbiamo aver paura dei soldi che girano per il mondo, che non controlla nessuno e che aumentano le diseguaglianze nel mondo e che aprono la competizione alle persone. Quindi aprire i porti, per aprire le teste, per aprire una cultura diversa e per affrontare i problemi reali dell'Europa e dell'Italia. Io dico una cosa molto banale, parte da ciò che mi diceva mia nonna, che in una famiglia quando se mangiano in 8 possono mangiare anche in 9 o in 10. Vuol dire che bisogna ricostruire anche una solidarietà che è la condizione per fare una battaglia anche in Europa, perché se non si cambia il trattato di Dublino siamo alla fine. Io trovo singolare che il governo italiano in questa fase faccia gli accordi con chi vuole riempire, con chi fa i muri, penso all'Ungheria, penso alla Polonia, e vorrei rendere evidente una contraddizione. Sono quei paesi che hanno preso i soldi dove ci sono andate le delocalizzazioni e che oggi pensano di chiudere e di non utilizzare un ragionamento diverso anche di accoglienza e di inclusione. E io credo invece che in questa fase questo sia l'elemento da fare. Poi vanno affrontati i temi e anche qui ragiono nello stesso modo. Stiamo parlando che in Europa ci sono 600 milioni di persone che ci vivono e quindi da questo punto di vista pensare a una politica di integrazione vuol dire una politica in cui tutti si assumono una responsabilità e in cui c'è una solidarietà collettiva dell'Europa, altrimenti non esiste l'Europa.